prendo del filo di rame, questo deve essere uno 0,18, non ricordo più cos'è. Allora, primo la fisso qua, provvisorio. Lo aggancio da questa parte, mi dà un po' fastidio che la luce lì. Milon 10, grazie. Allora. No, è tutto fuori. Riporto faccio 3 o 4 giri, poi tolgo quel libro e lascio qui questo, in modo che mi resta in tiro il filo e questo resta giù. Allora, io ho trovato in commercio dei dadi molto molto belli. Che sono dei dubbing che li trovate, questo è da Fly Max, li trovate anche alla vallata, che sono con dentro degli elasticini, in più ci sono questi che sono del pelo di cervo già tagliato. Allora, dobbiamo fare la sedge, le faccio sul verde. Uso questi qui del verde, poi uso questo pelo di cervo, quello lì l'ho fatto io col dubbing lì con dentro l'angelina. Allora, prima si mette il poli questo. Non esagerate col materiale, perché dopo quando lo fate pelo di cervo con l'angelina. Bisogna cercare di distribuirlo un po' in modo che non faccia dei grumi quando lo girate, sennò gli fa dei grumi e dei pezzi vuoti. Ecco. Il rame non è ancora messo? Sì, già sotto. Sotto. Dopo lo metto sopra e lo chiudo. Un passo per passare sopra, no, io quando lo tiro fuori cerco di tenerlo in modo che lo raddrizzo un po'. Ok. Adesso con l'altro filo di rame vado sopra, prendo tutti e due, tengo in tiro. Sì, si spacca dopo, infatti lo faccio bello stretto in modo che a volte lo taglio io, perché magari come adesso è già a posto. E ho fatto il cordoncino. Adesso facciamo la sedge con quel cordoncino lì.